Dopo la presentazione mondiale al Motor Show di Ginevra a marzo e l'anteprima statunitense presso l'International Auto Show di New York ad aprile, ora la nuova Jeep Renegade debutta di fronte alla stampa internazionale prima del lancio sul mercato EMEA previsto a fine settembre. La nuova Jeep Renegade amplia la gamma del marchio, che entra così ufficialmente nel crescente segmento dei small SUV, rimanendo comunque fedele allo stile di vita avventuroso e alla capacità 4x4 per cui Jeep è famosa. Well, good morning everybody. Thank you for coming. My name is Mike Manley and for the past 5 years I've had the privilege of leading the Jeep team that's responsible for the brand on a global basis. Determinazione, competenza e desiderio di far parte di un'unica solida squadra. Sono questi gli ingredienti più importanti che hanno portato alla realizzazione della nuova Jeep Renegade, il primo veicolo di Fiat Chrysler Automobile sviluppato in collaborazione da progettisti e ingegneri italiani e americani e il primo modello nella storia del marchio ad essere costruito in Italia, presso il rinnovato stabilimento SATA di Melfi in Basilicata. Una nuova Jeep quindi che nasce dalla combinazione tra design, funzionalità e l'esperienza off-road appartenenti al marchio statunitense. Da 73 anni Jeep è sinonimo di libertà e di guida 4x4 e lo stile e la dinamicità che da sempre contraddistinguono le automobili italiane in tutto il mondo. Il primo impatto è di estrema agilità, come deve essere un SUV compatto, ma che nel caso della nuova Jeep Renegade all'interno ha uno spazio enorme a disposizione. Diametro di sterzata abbondante, ottima reattività grazie al 1.6 turbo diesel, che promette di essere molto silenzioso e un'ottima qualità costruttiva non insolita su una Jeep. Del resto, dopo la nuova Cherokee, si era capito che le nuove Jeep dell'era FCA sarebbero state di livello superiore.